Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a trovare nuovi metodi di masochismo. Oggi infatti, come state vedendo, andremo a giocare in Standard di Ferro, ma non come tutte le persone normali che magari vogliono mantenere il loro rateo medio sopra all'1, e non dico tanto. Ma andremo a giocare in Standard di Ferro al 490 di potere, quindi non so come andrà a finire, purtroppo non sto giocando nemmeno con le armi magari più facili che potrebbero esistere da utilizzare, perché essenzialmente sto usando le armi che avevo più basse, ovvero il Dio Solitario, che comunque uso mediamente ma non in standardo, e il Requiem 45 che non uso da un sacchissimo di tempo, infatti lo usavo ai tempi della mente bellica. Non so ragazzi nemmeno se riusciremo a fare un po' di danno, ma detto questo andiamo subito a vedere cosa succederà in partita. Nel frattempo, prima di iniziare ragazzi, voglio chiedervi di leggere gentilmente il post che abbiamo fatto su YouTube. Non so se abbiamo già fatto, se lo faremo dopo questo video. Comunque a breve al massimo uscirà un post su YouTube in cui gli andiamo a spiegare quello che è un piccolo progetto che abbiamo in mente, ovvero di far uscire il martedì, ogni martedì, il settimanale di Casa di Cespiti in stile settimanale di Casa da Bungie. Magari leggetevi il post oppure seguiteci sui social, Instagram e Facebook, maggiormente Instagram comunque, per saperne un attimino di più e per capire meglio di cosa si tratta. Comunque guardatevelo perché dobbiamo dire veramente tantissime cose. Ok, adesso andiamo subito a vedere in partita cosa riusciamo a fare. Già rido io perché tutta gente che gioca con set da raid e cose varie, io probabilmente al 490, vi dico che non so, non ho mai giocato in realtà Standard dalla nuova season, ma penso che il potere medio sia intorno ai 6,50, forse 6,40, toh. Non tutti magari saranno troppo alti, però devo stare molto molto cauto. Guarda quanto sono rossi. Sono fortissimo. Sono un mostro. Sì! Faccio 6 di danno in body, raga! Faccio 6 di danno in body. Sì, infatti potere medio è attorno ai 6,50, come vediamo. Cioè, 6 di danno in body vuol dire che in testa penso che faccio, non so, tipo 10, 11, to. E questa è un'arma che dovrebbe farne intorno ai 19, se non sbaglio. Secondo me non riusciamo nemmeno a prendere in... Secondo me non riusciamo nemmeno a shottare in testa con un cecchino. E infatti, facciamo 123 in testa con un cecchino. Ok, grazie tipo. 123, vuol dire che devo bisciottare in testa, bello. Faccio 9 in testa di danno. Cioè 9 in testa è veramente pochissimo, raga. Ho fatto la medaglia. C'è una bellissima sfera di luce che potrebbe essere la mia salvezza per sopravvivere a un qualunque gunfight che sia contro un qualunque nemico. Ah, mi sembra comunque doveroso ragazzi dirlo perché va detto. Non fatelo a casa perché è una cosa pericolosa. Io sono un esperto, infatti vengo tipo bisciottato dall'ululato, però va bene. Dicevo, sono un esperto, quindi per favore non mettetevi in questa situazione perché potrebbe diventare spiacevole. Oh. Ah, sì, l'ho preso in testa ma non è morto. No, non si... Sono un mostro, sono fortissimo ragazzi, sono la forza fatta persona. Cioè, l'ho ucciso e aveva la super attiva. Devo provare assolutamente a fare una kill di cecchino perché altrimenti non mi sento forte. E tanto ragazzi, in tutto ciò non sono ultimo, quindi GG per quelli che stanno giocando come dei bomber. Grazie che mi spieghi come si gioca a Standard di Ferro, Destiny. Non so se ucciderlo questo, vabbè sì. Non l'ho ucciso. Non l'ho ucciso, questo mi ha washottato col demonio della Trinità. Ma che vuol dire? Anche una kill di impulsi non sarebbe male, considerando 9 di danno, 9 per 3, 3 per 9, 27. Devo fare solamente, porca rame spettrale però, vabbè. Questo ha pensato di uccidermi, ero già morto. Dicevo 3 per 9, 27, quindi devo tirare solamente 4 raffiche. Ah no, perché 200 la vita, quindi 10 raffiche. 8 raffiche, vabbè, sto dando i numeri letteralmente. Devo dare 8 raffiche per uccidere. Maremma fantasmino però, pesanti mie. Ci devo fare tutte le kills con le pesanti. Faccio 29 con una mitragliatrice, signori. Do you feel 29 con una mitragliatrice? Fail. Bello questo 38 al corpo, che fa quasi quanto un ricognizione in quello normale. Beh, ho visto un 10 di danno che comunque ci fa scendere
Le raffiche a 7. Eccole. Ne ho ucciso uno. Ne ho ucciso uno. Ho preso un botto di super perché me l'ha ridata tutta, tipo. Però ne ho ucciso uno. Zitti, l'ho ucciso tutto da solo. No, non è vero. Carica la super, carica la super, carica la super. Dov'è? Quanto male che mi sta facendo. Non è crepato. Mannaggia la morte. Va bene, abbiamo vinto. Andiamo con la seconda partita. Mi ha droppato anche... Perché mi droppi la spada di Ofide? Vabbè, comunque abbiamo vinto. Incredibilmente. Ho droppato pure esotico. Io direi di andare subito con la seconda partita. E utilizzerei, ragazzi, anche armi diverse. Solamente che sono le uniche che ho basse. Perché ho un'ambizione impregiamente che però mi farebbe salire al 5-14. Quindi capiamo che comunque la differenza si fa sentire, no? Il problema è che non posso prendere le armi più basse perché le collezioni me le danno al 6-20. Quindi dovremmo arrangiarci così e andare a vedere subito cosa riusciamo a fare nella seconda partita. Allora, finora ci siamo guadagnati una kill di gunfight, mi sembra. Ed era anche la super, quindi fantastico. E finché non faccio una kill di cecchino, io continuo a giocare. No, non è vero, non continuo a giocare, però mi piacerebbe, ecco. Il fatto che ho fallito il primo colpo comporta che non farò la kill di cecchino. Mi dimentico che sto a fare una gettata enorme per essere un impulso ad alta cadenza. Fuggi, che questo è tantissimo. Ha aperto la vita. Ma no, raga, l'avete visto da dove mi ha preso con la depressione arida? Cioè, depressione arida fulgitata, penso, perché è scandaloso. Più il fatto che sono a meno 3 di luce, uguale mi spacca e basta, perché muoio. Ora, il problema è che comunque, è vero che siamo all'inizio partita, poi dopo ricontrolleremo, ma dicevo, comunque il problema generale è che io sto facendo un video e sto facendo essenzialmente il cazzone. C'è gente? Stai zitto, sono fortissimo. Wow. Dicevo, c'è qualcuno come Skarsgård e Cookie Grigger che è ultimo. Ma è ultimo perché è scarso, non perché sta usando armi particolari basse oppure. Vabbè, già seconda kill di gunfight, ragazzi. Cioè di gunfight, di arma. Percepisco qualcuno. Chissà quanto danno faccio una super. Sarei molto curioso di provare a vederlo. Qui devo stare attentissimo, ragazzi. Non posso assolutamente non uscire in hardscope, altrimenti fila. Vabbè, però lei qua mi prende un po' per il culo, eh. Oh, io ho fatto sto 15 di danno, raga, pauroso col cecchino, eh. Cioè 15 di danno, si fa sentire. Mica ne è un 10. No, è vero, c'è il pistolero. Mi ero dimenticato di avere il pistolero nello sbarramento. Porca miseria, ma mi ha shottato con tipo, penso, due colpi di signore dei lupi. E nel frattempo Cookie Grigger mi ha anche superato. Sono fortissimo, l'ho ucciso tutto io. No, non è vero, me l'ha rubato scarsa. Niente, la kill col cecchino la vedo molto difficile. A meno che non troviamo qualcuno che sia pressoché one shot e possiamo ucciderlo con un colpo solamente in testa. Momento scusa per ravvivare il video, in realtà mi voglio solamente cercare di salvare un minimo il ratio. Ma io con la mia innata potenza riuscirò a vincere questo gunfight. Dov'è il tipo? Ok. Possiamo anche dire che l'ho vinto. La pozza! Forse posso fare danno normale. Cosa fa? Che cazzo è successo? Devo attivare il pistolero. Adesso attivo il pistolero, raga, faccio una strage. Secondo me non uccido nemmeno con un colpo, però. Si va su B, si attiva il pistolero, non ci sarà il mondo. Infatti. Non uccido con il pistolero! Incredibile. Ti spacco la faccia. No. Dai che sono in serie quasi da 5. Sono quasi in serie da 5. Sono quasi in serie, no, non l'avevo visto, mannaggia l'invisibile. Che poi io ovviamente qui scherzo, però questo è tutto un esercizio per poi diventare più forte nei gunfight normali in cui la vita è la stessa. Quindi di conseguenza, essendo io abituato oramai a crepare, dicevo, essendo io oramai abituato ad uno stile di gioco molto più complesso, giocherò ovviamente molto molto meglio. Fammi littare tutti.
Vai, uccidilo. Tutto tuo. Se non ho qua. Sconfiggi rapidamente due guardiani. Tutti io l'ho uccisi. Ah, questo potevamo fare una prova, beh, ormai. Oh no, si è svegliato, fermi. Bravissimo, tu, kill. Ho osato pensarti? Fantastico! Ho fatto un'ottima partita. Questa faccia... Vediamo un po' quest'ottima partita. Ho fatto 1,75 di razza, scherziamo? Butta via! Adesso vado assolutamente a controllare. Mi sto muovendo tantissimo. Il green screen probabilmente l'avrete visto tutto a macchie oggi, ma vabbè. Vado a controllare la partita di prima quanto ho fatto. Uccisioni, 11 uccisioni e 0,85 di razza. La partita di prima, quindi nettamente meglio questa. Quindi ragazzi, come ho già detto, non fate assolutamente quello che ho appena fatto io a casa. Anzi, mi alzo subito di luce perché qua se no mi uccidono anche in orbita. E io ragazzi direi come al solito che se vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete con tutti quelli che conoscete e che non conoscete. Ciao, tantissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto descrizione. Anche da bellissimo, bellissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul per la tua luce. And